In questo tempo di Pasqua sorprende la perentorietà di alcune letture, no, che ci accompagnano, i Vangeli che ci presentano alcuni discorsi di Gesù che sono molto determinati, molto, molto netti, e anche i passi degli Atti degli Apostoli che ci stanno accompagnando nelle messe di questo tempo pasquale, anche qui sono molto diretti, no, molto concreti. Oggi forse non ci permetteremo di fare dei discorsi, e non ci permettiamo di fare dei discorsi così diretti, a volte apparentemente così duri. Invece qui emerge da questo contesto proprio, dicevo, la perentorietà del messaggio cristiano. Il punto è che Cristo è morto in croce ed è risorto, e questa cosa qui viene presa sul serio, talmente sul serio che la vita della Chiesa delle origini parte proprio con una forza, un'energia, uno sprint che quasi non si ritrova più nelle altre epoche. E in questa direzione il discorso che fa Gesù nel Vangelo. Gesù si presenta in tanti modi qui, in questo passo che abbiamo visto, che abbiamo ascoltato, si presenta come il buon pastore. È il pastore che è la porta attraverso la quale entrare. Gesù qua lo dice chiaramente: chi è venuto prima di me è un ladro e un brigante e non va ascoltato. Io invece sono il guardiano delle pecore. Le pecore, se ascoltano la mia voce, la riconoscono e mi seguono senza timore. Chi è venuto prima di me, dice Gesù, è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Io invece sono venuto perché le pecore ascoltino la mia voce e in questo modo abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è il punto. Sono venuto a portarvi la vita piena, sono venuto a spalancarvi le porte del cielo. Questa cosa qui va presa sul serio. Non è più il tempo di tentennare, di andare a cercare altre voci, altre correnti, altre fedi, altre fonti di speranza, altre fonti di salvezza. Io sono l'unica via vera possibile, questo è il punto diretto. È un discorso forte, perché noi oggi, se dovessimo, insomma, dire al mondo, no, questa cosa, dovremmo dirla con questa forza, ma siamo in un contesto culturale nel quale non è così banale andare a dire: guarda che noi siamo l'unica verità possibile a questo mondo. Oggi siamo nel tempo culturale del politicamente corretto, no? Per cui puoi dire, ma non devi troppo, perché devi rispettare gli equilibri di tutti, altrimenti gli altri si offendono, poi possono pensare che tu pretendi di avere la verità in tasca, insomma tutte queste cose qua. Mentre invece vediamo che ai tempi di Gesù, ma anche ai tempi della primissima Chiesa delle origini, questo problema non c'era. Ecco, sorprende anche la prima lettura. Durante questo tempo pasquale abbiamo dei passi in cui troviamo Pietro, gli altri apostoli, ma soprattutto lui, che fa dei discorsi molto diretti e converte un sacco di gente. A me stupisce la velocità di questo passo, la prima lettura, no? Pietro prende la parola, dice questo, dice: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore quel Cristo che voi avete crocifisso. È morto in croce per causa vostra, ma è risorto. E di fronte a questo discorso gli Atti degli Apostoli rispondono, dicono che tutta la gente che sentiva sta roba qua diceva: e noi adesso cosa dobbiamo fare? Si sentivano trafiggere il cuore. Oddio, abbiamo ammazzato il figlio di Dio, adesso che facciamo? E Pietro risponde: convertitevi, fatevi battezzare nel nome di quel Cristo che avete ucciso ed è risorto. Fate perdonare i vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, e questa è una promessa fatta per voi e per tutti i vostri figli. E come si conclude questo passo? Che quel giorno lì si convertirono 3.000 persone. Ma sarà avvenuto tutto nell'arco di un'ora? A me stupisce la velocità, la perentorietà di questo discorso, così diretto, così profondo, anche così apparentemente ineducato, no? Per dire: guarda che questo è il punto, o ti converti o sei dannato. Questi, mamma mia, facciamoci battezzare subito, 3.000 persone. E se, adesso la butto un po' così, no? Per svegliare un po' l'attenzione, ma è quello che, la dinamica è questa. E se noi guardiamo un po' la storia di questi 2.000 anni di cristianesimo, e questo è il ritmo con cui le cose sono andate avanti. La Chiesa ha avuto la forza, forse talora addirittura la sfacciataggine, di dire apertamente questo discorso e buttandolo proprio in faccia alla gente, dicendo: ti devi svegliare, il Signore ha parlato, ha mandato il suo figlio, ha permesso che morisse in croce e poi l'ha fatto risorgere. Questa cosa qui è talmente sconvolgente che devi prendere posizione.
devi aprire il cuore a questa novità, deve cambiare qualcosa nella tua vita, devi aprirti a questa salvezza, perché è l'unica possibile. E in effetti, se noi guardiamo i secoli di storia della Chiesa, tra gli alti e bassi certamente delle vicende umane, ma questa è stata la dinamica. Perché dico questo? Perché oggi sembra che tutto sia finito. Questa capacità di dare questo annuncio così diretto, di presentare Cristo come il buon pastore, di essere come Pietro, no? Che dice le cose chiare, pane al pane, vino al vino, senza troppi fronzoli, senza troppi rischi, senza troppi problemi, no? Noi non l'abbiamo più. Parliamo ad un mondo che non ci sente più. Ma anche se per assurdo pretendessimo di essere così diretti, oggi sperimentiamo, come dire, l'incapacità di lasciarsi toccare da un messaggio del genere. Sembra che la generazione di questo tempo storico sia diventata areligiosa. Mentre in passato la Chiesa doveva combattere con altre fedi, con altre correnti, con altre religioni, se vogliamo, ma che comunque gli uomini e le donne dei secoli passati in ogni caso una fede ce l'avevano, oggi sembra che la fede non serva più. Semplicemente questo. Non è che non mi interessa il cristianesimo, non mi interessa proprio il discorso su Dio. Cioè ho scoperto, l'uomo di oggi, di questo ventunesimo secolo, ha scoperto che può farne a meno. Che Dio non serve più. Che Dio è una roba del passato. Che possiamo tranquillamente affrancarci da questa cosa perché viviamo benissimo senza e non ne sentiamo la necessità. Non sentiamo la necessità di Dio e non sentiamo neanche la necessità a cascata di tutto quello che ne deriva. Di una vita morale, di una certa etica di comportamento, di un certo sistema di valori, perché possiamo fare quello che ci pare a questo mondo e Dio non fa e non dice nulla, che ci importa? Ecco perché oggi è così difficile riuscire a testimoniare, perché quando noi parliamo alle persone scopriamo che ci guardano inebetiti e ci dicono a me non me ne importa niente. Questo lo si sperimenta molto crudemente, ahimè, con i giovani. Fare dei discorsi di questo tipo con i giovani che una volta rispondevano, perché quando tu una volta, ma ancora penso un po' alla mia generazione, no? Quando parlavi di certi valori, di certe cose, i giovani che hanno insomma una certa energia, no? Emotiva, una certa energia anche spirituale, rispondevano con forza, facevano delle battaglie per dei valori, no? Cristiani o non cristiani che fossero, ma i giovani sono sempre scesi in piazza, hanno sempre usato tutta la loro energia giovanile per difendere le loro idee, i loro valori e quant'altro. Questo giocava anche all'interno della Chiesa. Oggi non la fanno più. Oggi tu gli parli di qualcosa, ti guardano inebetiti e gli dicono boh. Sono persi dentro i loro smartphone, quello è il loro mondo di valori, si inebetiscono lì dentro e sono refrattari a qualunque tipo di discorso tu gli faccia. Non tutti, per l'amor di Dio, però la stragrande maggioranza è così, sono un po' narcotizzati, ma lo siamo diventati un po' tutti narcotizzati, siamo figli di questo tempo nel quale, ahimè, siamo sotto flebo, diciamo così. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo in qualche modo scoprire le nuove vie, i nuovi mezzi per riuscire a dare questo messaggio, perché se Cristo è risorto per tutti, anche per noi oggi e per le generazioni che verranno. Il punto è capire quale via seguire per cercare di testimoniarlo. Siamo un po' in difficoltà, di fronte a queste fatiche oggi tendiamo a ritirarci anche noi, a dire boh, non so più cosa fare, difendo quel poco che ho e tiro avanti. E invece la sfida forse a cui il Signore ci chiama oggi è di capire quali sono le nuove chance che il mondo di oggi ci offre. Ci sono grandi difficoltà, senza dubbio, però dall'altro lato le difficoltà offrono anche l'occasione di grandi sfide. Offrono anche l'occasione di scovare dei mezzi, dei modi assolutamente nuovi, non sperimentati prima, per cercare ancora oggi di dare questo messaggio. Quella capacità diretta che aveva Pietro, dobbiamo averla anche noi oggi. E penso che, al di là poi dei modi concreti di farlo, la prima vera via sia quella di essere noi per primi con la nostra vita a testimoniare che credere in Cristo è una cosa bella, che ti cambia la vita, ma te la cambia davvero in meglio. E chi ti vede lo deve proprio percepire, cioè guarda questo, è cristiano, vive la sua fede e guarda che vita che fa. Io penso che questa sia una delle vie principali che dovremmo seguire, comunicare, trasmettere un po' per osmosi, in modo contagioso, questa allegria interiore. Dovremmo riscoprire questa allegria serena che ci portiamo nel cuore. Poi anche noi sperimentiamo come tutti le fatiche della vita, tocchiamo con mano le nostre croci, ma dobbiamo cercare attraverso quello di far percepire la grazia e la gioia della resurrezione.
Penso che questa sia una sfida che dobbiamo davvero raccogliere provando a inventarci qualcosa. Allora chiediamo che davvero il Signore ci doni questa grazia, quella di essere diretti, andare a colpire il punto, trasmettere questa gioia a chi abbiamo vicino. Vale la pena perché ti cambia la vita. Sia lodato Gesù Cristo.